sabato 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore, a Ciampino, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, Monsignor Vincenzo Viva ha presieduto l'ordinazione diaconale di Donato Pio Dota, seminarista della diocesi. Si presenti colui che deve essere ordinato diacono, Donato Pio Dota, della parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Ciampino. Eccomi. Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, Donato è degno di essere ordinato diacono. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del diaconato. Caro Donato, in questa solennità dell'Annunciazione del Signore, in cui celebriamo l'inizio della storia umana del Figlio di Dio, tu diventi diacono, cioè servo di Dio, ministro della sua parola, con la proclamazione del Vangelo e il servizio della predicazione. Ministro dell'altare, per guidare la preghiera del popolo di Dio, amministrare il battesimo, benedire il matrimonio, portare l'Eucaristia agli ammalati e all'occorrenza presiedere anche il rito delle esequie. Ministro della carità, per servire i poveri a nome del Vescovo e della Chiesa, seguendo l'esempio di Gesù che non è venuto per essere servito, ma per servire, specialmente amando e cercando gli ultimi. E questa è l'essenza del ministero ordinato nella Chiesa, fare dono di te stesso, di tutto se stessi, assumere la condizione del servizio, configurarsi a Cristo sposo per il servizio al popolo di Dio, assumendo lo stile di Gesù, i suoi pensieri, i suoi gesti, amando la gente con cuore nuovo, grande, puro, con una tenerezza che si riveste perfino delle sfumature dell'affetto materno. Anzitutto ricordati che la prima parola che l'angelo Gabriele rivolge a Maria è «Rallegrati, gioisci, sii felice». Sia questo l'atteggiamento con cui, caro Donato, ti metterai di fronte alla tua vocazione, al tuo ministero. Una seconda parola che oggi ti vogliamo affidare è quella che il Signore è con te. Dio è presenza. Il Signore non dice mai «Vieni, ti affido un compito», senza aggiungere «Io sono con te». Infine, un'altra parola che ti voglio affidare. Ripeti spesso quell'eccomi che hai detto poco fa, qui davanti a quanti ti vogliono bene, ti hanno seguito, hanno desiderato questo giorno per te. Lo hai detto «Eccomi» con emozione ed entusiasmo. Eccomi vuol dire disponibilità, totalità, immediatezza. Eccomi subito, eccomi tutto e per tutta la mia vita. Vuoi essere consacrato al ministero nella Chiesa per mezzo dell'imposizione delle mie mani con il dono dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi esercitare il ministero del diaconato con umiltà e carità, in aiuto dell'ordine sacerdotale a servizio del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Tu, che sull'altare sarai messo a contatto con il corpo e sangue di Cristo, vuoi conformare a Lui tutta la tua vita? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Santi angeli di Dio,
San Giovanni Battista. Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera. Guarda con bontà questo tuo figlio che noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare e nella Santa Chiesa. Ti supplichiamo, Signore, e fondi in lui lo Spirito Santo, che lo fortifichi con i 7 doni della tua grazia, perché compia fedelmente l'opera del ministero. Insegna ciò che hai appreso nella fede, vivi ciò che insegni. Al termine della celebrazione, il Vescovo, Don Donato e l'Assemblea hanno recitato l'atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, scritto da Papa Francesco. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato noi stessi, la Chiesa, l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Realizzare un museo che sia l'intero territorio diocesano. Quindi mercoledì 22 marzo sono iniziati i festeggiamenti in occasione del 10° anniversario del Museo Diocesano di Albano. L'evento di oggi è sicuramente un momento importante per la storia del Museo Diocesano di Albano e per l'intera diocesi. Oggi abbiamo festeggiato i 10 anni di apertura di questo museo ecclesiastico. È un museo che è nato dalla volontà del Cardinale Vallini e dall'allora Vescovo Semeraro, ora Cardinale Semeraro, che ha appunto inaugurato 10 anni fa questo museo. Io ho avuto il piacere di essere sin dall'inizio il direttore del museo, quindi anch'io compio 10 anni da direttore. I numeri sono piuttosto importanti. Abbiamo ospitato un numero considerevole di conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni di libri e presentazioni di libri. Siamo stati anche promotori di corsi di formazione e di laboratori. Quello che ho voluto dall'inizio, concordandolo ovviamente con l'allora Vescovo Semeraro, nella conduzione di questo museo, è quello di creare un luogo che sia punto di riferimento della comunità della diocesi di Albano, ma mi permetto anche di allargarlo, dei Castelli Romani. E così è stato. Il nostro nuovo Vescovo ha sposato questa linea e di questo sono molto contento e grato al Vescovo Vincenzo Viva. L'idea che è piaciuta anche a lui è stata quella proprio del punto di riferimento culturale, del luogo di aggregazione e, come tutti i musei ecclesiastici, della pastorale, della missione pastorale che i musei ecclesiastici hanno. Questa piccola mostra che oggi accompagna la celebrazione dei 10 anni di apertura del Museo Diocesano è in realtà una esposizione, una piccola esposizione di alcuni beni, alcuni regalati in dono, quindi delle donazioni di cittadini della Diocesi di Albano al museo, e che quindi ringrazio ovviamente per il loro pensiero e la loro passione, il loro amore nei confronti dell'arte, della cultura e di questo museo. Alcune altre opere invece sono giunte qui come prestito fatto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, sono opere che sono state recuperate dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, quindi beni che erano stati rubati e fortunatamente recuperati da questo gruppo dei Carabinieri che opera in maniera egregia su tutto il territorio italiano. E quindi abbiamo pensato
ovviamente anche di fare un regalo e un riconoscimento anche ai cittadini della diocesi di Albano e dei Castelli Romani, aprendo il Museo Diocesano e questa piccola mostra gratuitamente per circa 2 settimane, e sarà possibile prenotare la visita guidata contattando i numeri e le email che sono online. È bello che questo 10° anniversario si intreccia con il cammino sinodale che stiamo facendo nella Chiesa. Sinodo vuol dire camminare insieme, realizzare un percorso insieme all'interno del popolo di Dio, e mi piacerebbe pensare che anche la realtà di un museo ecclesiastico possa svolgere la funzione sinodale, cioè di aiutarci da un lato a realizzare quella dimensione del camminare insieme, che è una dimensione verticale che ci porta a elevare lo sguardo e quindi camminare sulle vie del Vangelo, camminare su ciò che il Signore ci chiede, perché l'opera d'arte ha sempre questa funzione di elevare lo spirito, no? E tante volte noi vediamo anche nei grandi musei moderni come le persone, al di là del loro credere o non credere, fanno proprio un'esperienza spirituale incontrandosi con l'arte. Dall'altro lato, camminare nel sinodo vuol dire anche camminare insieme con i compagni di viaggio all'interno della Chiesa, ma anche insieme alla società. E quindi contemplare un'opera d'arte vuol dire incontrarsi anche con la storia di un territorio, incontrarsi con delle persone che stanno dietro a quell'opera d'arte, ma non solo le persone, anche le comunità che hanno generato quell'opera d'arte. Allora veramente anche i musei ecclesiastici possono realizzare quella funzione sinodale che oggi nella Chiesa stiamo vivendo a tutti i livelli. Venerdì 31 marzo alle ore 19, con partenza dalla parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo, avrà luogo una Via Crucis ecumenica presieduta dal Vescovo di Albano, Monsignor Vincenzo Viva, e coordinata dall'Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso. Martedì 4 aprile alle ore 13.30 Monsignor Viva presiderà la Santa Messa presso l'ospedale Regina Apostolorum in Albano. Giovedì Santo 6 aprile alle ore 10 nella Cattedrale di Albano sarà celebrata la Santa Messa Crismale. Alle ore 18 Monsignor Viva presiderà la Messa in Cena Domini. Sabato 8 aprile alle ore 22 in Cattedrale il Vescovo presiderà la solenne Veglia Pasquale.